Bene, quindi chiudiamo questa lunga prima parte di mattinata con un intervento dell'Università del Molise, per l'esattezza Simone Giovacchini, che ci dovrebbe mostrare i benefici, diciamo, per una specie simbolo della fauna italiana, che giustamente nel titolo della tua presentazione hai definito come specie ombrello, cioè la lontra. Esatto, grazie per l'attenzione. Ok, sì, porto un'esperienza un po' diversa. Questa in realtà è una, diciamo, analisi modellistica sull'habitat della lontra. E aspettiamo un attimo che parta. Ecco qua. E allora, in realtà questa, a onor del vero, è una tesi che ho fatto con Sapienza, Università di Roma. Poi tutte le analisi sono state effettuate presso, diciamo, il Dipartimento di Bioscienze del Territorio di Isernia, e riguardo appunto la modellizzazione della nicchia trofica e della nicchia ecologica to cure della lontra. Il nome più comune utilizzato per la lontra è la lontra eurasiatica, quindi la distribuzione appunto è sia europea che asiatica, con una punta, diciamo, qui di distribuzione sui monti dell'Atlante. In Italia era, diciamo, distribuita su tutta la penisola fino agli anni 50-60, dove poi è avvenuto un crollo della popolazione, si pensa, a causa della biomagnificazione da PCB, e sono sopravvissuti solo due nuclei nel centro-sud Italia, Molise e poi nelle restanti regioni meridionali, scusate, ed è notizia però dell'anno scorso che questi due nuclei si sono praticamente ricongiunti, portando poi a una dimensione della popolazione che gravita all'interno di una forchetta fra 400 e 500 individui. E questa specie è all'interno della direttiva Habitat, negli allegati 2 e 4, e scusate, ho bisogno di un fazzoletto, qualcuno può darmi... Scusate, calore d'emozione. Dunque, l'Italia, in quanto Stato membro, è chiamato a rendicontare ogni 6 anni sullo stato di conservazione di questa specie e sullo stato di conservazione dell'habitat di questa specie. Lo stato di conservazione si rendiconta tramite, diciamo, il monitoraggio dell'areale, mentre per quanto riguarda il monitoraggio dell'habitat, ogni Stato membro ha una scheda di rilevamento dei parametri in campo, essenzialmente in campo, differente. Quindi il tentativo di questa tesi era anche quello di uniformare il tutto per, diciamo, un'unica scheda di rilevamento dei parametri in alveo. E l'altro obiettivo della tesi era, ovviamente, se devo rendicontare per l'Unione Europea riguardo l'habitat della specie, devo capire prima qual è l'habitat della specie. E l'area di studio è quella, diciamo, che gravita attorno al Molise, quella che nel 2015 era nota come l'area in cui insisteva la popolazione settentrionale di lontra, con alcune parti, diciamo, di alcuni tratti di fiume, di bacini idrografici, quale il Volturno e tutto il bacino idrografico del Sangro. Quindi parliamo di una parte della Campania e una parte diciamo, dell'Abruzzo meridionale. Ogni sito è stato individuato secondo la procedura dell'IUCN Otter Specialist Group, cioè all'interno di ogni cella di griglia di 10 km per 10 sono stati individuati 4 siti in maniera opportunistica, e sono stati quindi transettati 291 siti all'interno di questa area di studio, con delle tecniche, diciamo, di rilevamento di segni diagnostici nella specie, che prevedevano il percorrimento di un'unica sponda fino a un massimo di 600 metri per sponda.
I segni diagnostici sono escrementi, gel perianali e orme qualora siano, diciamo, di indiscutibile appartenenza alla specie. I segni di presenza, quindi, ed assenza della specie all'interno dei vari siti sono stati confrontati quindi con le variabili ambientali, differenziate in variabili ambientali acquisite da remoto o acquisite in campo. Tenete presente che prima venivano prese tutte quante in campo, quindi diciamo questa è una delle prime, dei primi lavori in cui vengono prese variabili ambientali da remoto. Sono state prese, diciamo, categorie riguardanti diciamo coperture del suolo, densità di strade e ferrovie, variabili topografiche all'interno di buffer di 600 metri. Poi, a scala estremamente fine, all'interno di 10 metri, sono state valutate le percentuali di copertura riparia e suddivise in quattro classi differenti di contributo della vegetazione, cespuglieti, canneti, alberi e roveti. E poi sono stati rilevati sempre tramite Google Earth le, diciamo, alcune unità geomorfologiche, diciamo isole fluviali e barre vegetate oppure altre tipologie di opere, diciamo, artificiali, in assenza di un catasto univoco fra le varie regioni di queste delle briglie, ad esempio. È stata modificata la scheda di rilevamento dei parametri in campo, cercando di diciamo mettere delle variabili che fossero come dire rappresentative della, in ipotesi della, dell'habitat della lontra, e sono state utilizzate anche nuove variabili, ovviamente dicotomiche e sì, no, presenza, assenza e quantitative, nel tentativo di soppiantare delle variabili estremamente soggettive. Questi dati sono stati poi diciamo sottoposti a analisi statistiche di differente tipo, ma diciamo analoghe, test di collinearità, test di differenza fra le medie, e le variabili significative sono state poi sottoposte a analisi esplorative, diciamo sull'osservazione dei mosaic plot in particolare e dei box plot di analisi in componenti principali, e il tutto, tutte queste variabili significative sono state poi date in pasto ai modelli lineari generalizzati o additivi. Dunque, che cosa ci dice l'analisi in componenti principali, che è un'analisi, diciamo, un po' abbandonata e vecchia, però è utile per esplorare, diciamo, qualitativamente il dato? Innanzitutto che i siti rossi, quelli con presenza di lontra e quelli in assenza di lontra, si differenziano su una delle componenti principali, e che la presenza di lontra è praticamente correlata positivamente con la percentuale di copertura vegetale all'interno dei 10 metri di sponda e con la presenza di isole e barre vegetate. Questo si pensa che sia in diciamo correlazione con un grado di isolamento offerto all'interno dell'alveo per gli individui. E in particolar modo è risultato significativo l'apporto all'interno delle fasce perifluviali della classe dei cespuglieti, e vedremo dopo, diciamo, il perché. Mentre correlate negativamente con la presenza di lontra sono le variabili topografiche e diciamo alcune categorie di copertura del suolo, come i prati stabili e le aree, diciamo, a prateria fondamentalmente. Diciamo che l'osservazione a posteriori a video della distribuzione spaziale di queste variabili una per una ci ha permesso di capire che queste due, diciamo, componenti sono praticamente collineari, cioè prati stabili e aree a pascolo naturale erano tutte ad alta quota, e si pensa che l'assenza di lontre ad alta quota sia dovuta, cioè in corsi che scorrono ad altitudine diciamo un po' più elevate, sia dovuta perché i corsi lì hanno una produttività minore a causa delle alte velocità e delle basse temperature. I modelli generali linearizzati mostrano, diciamo, un adattamento abbastanza povero, con una percentuale della varianza spiegata del 10%, un coefficiente riquadro abbastanza scarso, mentre i modelli additivi fittano un po' meglio e rendono anche significative, proprio perché si adattano in maniera migliore alle variabili, mostrano significative anche altre variabili ambientali. In particolar modo la copertura, sempre la percentuale di copertura vegetale all'interno della fascia di 10 metri, che è correlata positivamente con la presenza di lontra, i boschi extra ripari, quindi valutati come categoria
da Gorilla Uncover, e si pensa che questo sia dovuto perché, al di là di tutte le funzioni ecosistemiche che i boschi hanno sull'ambiente fluviale, i boschi poi esercitano anche una funzione in particolare per la specie, che è quella, che è una funzione abbastanza chiave, che è quella di fornire tane natali, che sono ricercate da parte della specie al di fuori dell'alveo perché gli maschi adulti sono infanticidi. Mentre invece è molto interessante la correlazione positiva fra le culture, in presenza di spazi naturali importanti, la presenza della lontra, e le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, che è molto simile, alla copertura, al contributo dei cespuglieti all'interno delle fasce perifluviali. E queste due riguardano, usi del suolo extra ripario. È stato praticamente visto attraverso altre analisi, altri studi, che la presenza della lontra in Sud Italia è praticamente aumentata in quei siti in cui praticamente il cambiamento di uso del suolo determinato dall'abbandono di pratiche agricole ha determinato una riforestazione naturale che ovviamente nei primi anni era costituita da vegetazione arbustiva. Salto questa parte anche perché comunque sono cose abbastanza di campo, mentre qui invece è interessante vedere come anche con un metodo molto grossolano di stima della ripidità delle sponde risulti come l'assenza della lontra sia correlata con sponde ripide che disconnettano lateralmente con quei corpi idrici perifluviali in cui le lontre praticamente svezzano i cuccioli e insegnano praticamente loro tutte le pratiche di caccia. Quindi, qual è il take-home message? Che nonostante ci siano alcune criticità nell'estrapolazione di considerazioni da parte di questi modelli, ad esempio manca una variabile fondamentale che è quella trofica, cioè non si hanno dati sulle specie, sulle popolazioni preda, le variabili all'interno di questa scheda di monitoraggio di campo sono nettamente diminuite, e probabilmente dovrebbero diminuire anche di più, nel senso che ci sono alcune variabili di campo che non dovrebbero prendere i biologi perché poi acquisiscono anche di poco senso e sono poco affidabili, ma che l'importanza quindi di alcune categorie di copertura del suolo extra ripario è notevole per la conservazione della lontra, e in particolare categorie che sono, esprimono un uso sostenibile del suolo, come quello di seminativi alternati ad alberature, che è quella categoria che vi ho mostrato prima in grafico, e che cambiamenti locali possono, nell'uso del suolo possono determinare estinzioni locali o espansioni locali. E questo è il take home message. L'unica cosa, chiudo con questo, che è il motivo per cui ho cercato di portare la presentazione in questa sede. Essendo la lontra un animale carismatico, c'è una grossa possibilità di polarizzare l'attenzione sui progetti di riqualificazione fluviale che interessano la lontra, quindi in areale di lontra o in zone a ridosso dell'areale, in particolare mi riferisco ai bacini dell'Iri e del Pescara, che sono zone di prossima espansione, si spera, e che la specie è ombrello proprio perché soddisfa tutti e due i requisiti della definizione di specie ombrello per la biologia della conservazione. È un predatore apicale, quindi se voglio proteggere questo predatore devo proteggere tutta la catena trofica, e è un animale dagli ampi spazi vitali, quindi tutte le azioni di conservazione che faccio per proteggere questa specie mi vanno a proteggere tutte le altre specie che insistono sullo stesso home range. E questo è importante perché dalle analisi emerge invece come non ci sia assolutamente correlazione fra negativa in questo senso, fra briglie, sbarramenti e presenza di lontra, ma in linea teorica so che la lontra è un animale piscivoro in particolare, carnivoro, che si ciba di pesce, e se c'è uno sbarramento che fraziona le popolazioni della specie preda, io devo lavorare anche sulla specie preda. Grazie. Allora, qualche domanda? Paolo. C'è una domanda in merito
Se vuoi riassumo io, tanto ti sento. La domanda è, le valutazioni che sono state fatte sono legate ad aspetti morfologici del suolo. Ci sono delle analisi anche sulla qualità delle acque, nel senso che essendo una specie ombrello, e che in qualche modo c'è una catena trofica, no? Se le condizioni però della qualità dell'acqua non permettono invece la vita dei vari anelli della catena trofica, neanche la lotta trova da mangiare. Quindi ci sono delle correlazioni anche sulla qualità, cioè, nel senso che rispetto agli areali, agli hotspot che avete individuato, sarebbe interessante mettere anche la qualità delle acque. Certo, certo, questo era... Diciamo può essere una specie di proxy della qualità ecologica anche del... La presenza di lontra? In realtà sì e no. La domanda era riguardo, per chi non ha sentito, diciamo, la correlazione fra qualità delle acque e presenza di lontra da inserire nel modello. Io volevo farlo, però non ci sono dati univoci fra i vari, diciamo, le varie regioni. La lontra è come, diciamo, gran parte dei predatori. Si specializza sul pesce, però il pesce non è un'unica specie, quindi come tutti i predatori la lontra è, diciamo, generalista, nel senso che va a predare quei pesci che ci sono di più, in più percentuale, in più proporzione, quindi questa rientra all'interno della teoria, diciamo, del foraggiamento ottimale. Quella che trovo più velocemente io prendo, la preda che predo più facilmente io predo. Quindi ad esempio nei contesti, diciamo, marini alle Shetland, dove sono state fatte gran parte delle analisi di questo tipo, le specie predano ad esempio i pesci più lenti, ok? Per quanto riguarda la qualità delle acque, rispondo dicendo ad esempio che non è vero che probabilmente non c'è una correlazione lineare, ok? Probabilmente c'è un valore soglia, comunque c'è una relazione un po' più curvilinea, perché a causa, diciamo, di alcuni gradi di eutrofizzazione che possono aumentare la, diciamo, produttività di alcuni tratti, e quindi aumenta anche la biomassa all'interno del compartimento predatore, e questo è. Se c'è un po' di eutrofizzazione, no, aumenta la biomassa un po' su tutta la catena trofica. Ti chiedo io una cosa, in realtà tu ci hai dato una risposta, cioè hai aggiunto un elemento importante oggi, perché noi di questo tema del rapporto tra riqualificazione fluviale e lontra ne parliamo da un po' di tempo, ma non ci sono appunto tutte queste evidenze. Tu oggi ci hai detto una cosa invece in più, che è molto importante per la specie, il fatto che il fiume non sia scollegato, diciamo, dalla sua piana inondabile. Non è una cosa da poco, che a noi continuiamo a difendere, diciamo, anche per altri motivi. Ti chiedo invece se esiste una correlazione fra naturalità delle sponde e presenza della specie, o se la specie in presenza di sponde cementate con una buona ampiezza della fascia di vegetazione fluviale e connessione, diciamo, fra il corpo idrico principale e quelli laterali vive tranquillamente. Quindi con una piana inondabile vegetata, ma con le sponde cementate? Sì. Beh, è una specie, io non mi sono soffermato, diciamo, sull'introduzione, però ricordatevi che è sempre un mammifero terrestre che poi caccia in acqua, si muove in acqua, però è terrestre. Quindi se c'è una sponda cementata, probabilmente non è di grande, diciamo, impedimento per l'accesso in acqua, basta che sia percorribile. Ovviamente se la sponda è troppo ripida o non ha la scabrezza, diciamo, tale per cui i cuscinetti di una zampa non riescono a far presa, allora sì, potrebbe essere un problema uscire proprio in quel tratto, perché poi ovviamente gli animali non si spostano trasversalmente proprio in quel punto, magari c'è un punto in cui l'argine si è rotto, riescono ad uscire fuori. L'importante è che fuori poi dall'alveo, diciamo, principale ci sia la vegetazione in cui che diciamo, svolga quella funzione ecosistemica, in particolare per gli animali, di cover. Gli animali hanno bisogno di tre cose principali:
cover, nel senso rifugi, acqua e cibo, quindi la foresta è importante in quel senso. E concludo dicendo una cosa, semplicemente perché è una notizia che mi è arrivata ieri, che hanno fatto un panel, praticamente un meeting iniziale per cercare di capire come sviluppare una strategia di conservazione per la lontra sulle Alpi, a seguito di svariati e differenti tentativi di reintroduzione della lontra sulle Alpi, da parte prima ad esempio del Parco Nazionale Gran Paradiso, poi ho sentito qualcosa più diciamo nell'Alto Adige. Si sta cercando quindi di capire come fare queste reintroduzioni, visto che non è possibile prendere diciamo gli individui da cattività, visto che sono incrociati con individui diciamo del genotipo un po' più asiatico. E quindi insomma, se volete utilizzare la lontra come specie diciamo carismatica per i vostri progetti di riqualificazione fluviale anche nel nord, io spero che nei prossimi insomma 10 anni possiate farlo, ecco. Bene, grazie.